lo so io, eh. Ma cosa dici te? Ma sì, no, è vero. Cosa no. sai? Cosa sai? Oh, comunque ieri è stato proprio bello, lo spettacolo. Sì, io volevo andare in pista. Non mi hanno chiamato, volevo andare. Oh, sei un bamboccio. Io me ne sono andato perché, vabbè, avevo da fare. Capito? Ho capito, ho capito. Belli, miei piccolini. Io ho cambiato il pannolino, gli ho dato il biberon, ovviamente. Grazie, sei sempre molto gentile. Prego, di che. Grazie, grazie, grazie. Ma dove sono quelle altre? Chi altro? Nico, Melissa. Boh. Ok. Boh. Saranno in camera loro? Sì, beh. Al telefono. Oh, ma. Ma non rompere! No. Oh, hanno suonato. Oh, ma chi è sta voce? Vai ad aprire. Oh, è sempre io, Anna. Ma che. Ma. Arrivo. Dai, muoviti. Un attimo. E muoviti. Buonasera. Oh, qua c'è sta ma è brutta, oh. Scusi? Oh, ma sentite. Scusi? Cosa ha detto lei? Venga fuori. Venga fuori subito. Oh, subito. Ma chi è questa? A me fa paura, io scappo. Fagli onore di casa, ma non lo so. È Madame Butterfly. Ma mi scusi? È il modo di trattare una signora? Oh, è Madame Butterfly, te l'ho detto. Allora? Un vestito e un verde. Aspetta, ma spostati. Un verde pisello. Poi c'è sta una tipo guardia del corpo dietro che c'ha lo sguardo a tipo perfido. Mamma, cosa ci fai qui? Oh, mamma. Siamo venuti a trovarti perché non possiamo. Okay. Mamma, che figure di cacca. Oh, tutto male, mia mamma. Oh, che ne sapevo? Ma che mamma c'hai? Cioè, c'è un come vestita quella, Ti mette in riga, Ma che figura. Prego, mamma, entra Giada. Giada. Cosa urli? Cosa urlate tu? C'è mia mamma, c'è mio l'ho papà. Visto. Ci sono due ragazze che non ho mai visto. Ma buonasera. Allora? Che bello, la tua mammina è arrivata a trovarti. Sono molto felice che sei tu contenta. Dopo secoli dei secoli si fa vedere la tua mammina. Giada. Signora, salve, ma salve. Buonasera. Che bello, come sono felice. Ma ti fai le codine? Quanti anni hai che ti fai le codine? Ma lei quanti anni ha per usare quella capigliatura e quei guanti? Ma cosa si crede di essere? Cosa c'è? Cosa c'è? Non so che non lo sopporto! Vado a smolentare, vado a bere un caffè! Mamma, scusa. No, è di qua il caffè. Quanta gente che c'è che in questa casa, ma quanti siete? Cos'è uno zoo? Ma si faccia gli affari! Giada, vai a bere il caffè. Non stavi vedendo il caffè? Vai a bere il caffè. Stai zitta. Mamma, siamo leggermente aumentati in questa casa, come puoi vedere, mamma. Non ci vedo. Stai zitta. Quanto non la sopporto sta vecchiaccia brutta. Giada. Allora, siamo molto aumentati. Lui e Stefano, il ragazzo di Nicole. Piacere. Ah sì, è questo antipatico. Dopo le parlo io a Nicole. Si deve prendere un ragazzo per bene, elegante e ben educato. Non che viene a dire queste cose a una signora. Senta lei. Non ha visto da tanti anni la mia Nicole. Forse l'ha vista quando era piccola. Ha capito? E viene adesso a fare i ma se ne può andare pure da dove è venuta. Abbassa le ali, carina. Le ali io, anzi la cresta, visto che hai le codine. Sono a casa mia. Vergognati che parli così a una signora. Ma vai via. Lei è una signora. Ciao, ti saluto. Ma stia zitto, vestito Giada, verde pisello. Giada, Vattene! Oh.
Parti, metti così. Vattene. È arrivata la mammina, è arrivata la mammina, è arrivata la mammina, è arrivata la mammina. Scusala, mamma, scusala. Stavo dicendo. Allora, lui è Riccardo, il fratello di Giada. Allora, io me ne andrei. Ma no, Riccardo, ma resta, ma. No, 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 ho da fare, mi devo. Ho un appuntamento! Ho un appuntamento! Sì, sono un po' più tutti pazzi qua in questa casa. Lo so, lo so. Giada, vattene via! Giada, vattene via! Pazzi? Tu sei pazza, ecco. Io sono pazza. Io sono pazza. Tua madre piomba qui a sorpresa! Ma mi scusi, non posso vedere quando voglio, cos'è? No, questa è casa mia. E questa è casa mia, e lei è mia madre, e lei può venire quando vuole. Vattene. Ciao. Sto parlando con mia mamma. Mammina. Simpatica. Allora, ma chi sono queste ragazze? Allora, tu non le conosci perché sono le tue sorelle. Sorelle? Ma come le mie sorelle? Sì, perché allora la bambina qui che c'è qui l'abbiamo adottata. Vattene via! Sto ascoltando il discorso! La nonna è diventata mamma. Oh, mi scusi, signora Pisellina! E mia sorella! E mia sorella, e mia mamma, e mio papà, e tu te ne devi andare! Mi scusi, signora Pisellina! Giada! Da nonna, mamma! Me ne vado di casa! Ciao, vai con la tua mammina e porta via anche lei! Volentieri! Allora, mi stavi dicendo? Allora, la ragazza che c'è qua dietro... Stai fermo! E la... la mia figlia, quindi, e tua sorella. Signora Giada, lei che sta lì dietro a mio figlio e mi fa le facce ride, vuole che le prendo dei capelli dalle sue belle codine e gli taglio i capelli a tipo Rapunzel? Vuole una tinta? Giada, via. Ma per Giada, via, madonna mia, ma non lo so per favore, un po' di non lo so, ma vergognati. Allora, bambino mio, io devo andare in bagno. Se non mi ricordo bene, cioè se mi ricordo bene, il bagno è di su, giusto? Sì, mamma, e dopo la sala e di là c'è il bagno. L'abbiamo allargato, poi ti faccio vedere tutta la casa. Bene, bene. E vado in bagno perché scappo. E allora, sorellina, mi sono stato a dire sorellina, mio Dio. Come ti chiami? Alessia. Bellissimo nome. E tu da dietro? Sharon. Piacere. Figlio mio, quanto tempo, figlio! Papà, vieni qua, fatti abbracciare! Piacere! Ma lo sai, tua mamma, com'è fatta? È una cosa... Non lo so, io volevo venirti a trovare, ma nonna, no, come si fa con tua mamma? Ma la mamma è fatta così. Adesso... Lo so. No, papi, mi adesso vede tutta la casa... Tutta la casa e si arrabbia perché sicuramente ci sarà qualcosa di fuori posto e io ma no, ho tutti i capelli in aria, bro. Ma non la cagare, non la, scusami. Adesso arriva mamma e se ti sente ti tira uno schiaffo. Comunque non l'ascoltare, dai. Ma no, non ti ho detto. Quando l'avete detto? Lei quando vabbè, da dove viene quella? Quella dalla pancia di tua mamma viene. Come? Dalla pancia di mamma? No, certo. E voi non mi avete detto Prenditela con tua mamma, io non c'entro niente. Ma mi potevate chiamare almeno. Poi non mi avete neanche avvertito che venivate. Come no? Ho scritto la lettera. La lettera? Sì. Lettera?
per avvertirti. Stefano, hai sentito? Oh! Ah, lettera! Ah, vedi di chi era quella lettera? Ma te lo scrivi il nome, non lo so io! Ci eravamo tutti preoccupati, Giada mi ammazzava perché pensava che avevo un'altra ragazza. Diglielo! Io l'ho chiamato Ste la prima volta, Ste! Eh sì, è vero. La lettera. Già. Già, non potevi so cosa scrivere dire. Il nome. E tu mi devi chiedere scusa adesso davanti a papà. Scusami. Chiedimi scusa. Scusami, ho detto scusami, ma non ci senti a pigliare. Non bene. Quando c'è tua mamma, Non quando c'è tua mamma, Perché? È insopportabile. Tuo papà, ok, lo digerisco, ma tua mamma no. Ma la nostra mamma, cioè la mia mamma. La nostra, la tua. La mia mamma. Non ha visto i bimbi? Non ha visto. E non lo so. Ah, avete dei bimbi? Sì. E anche Emma e Leonardo. E anche Melissa. Hanno visto solo Nicole loro, perché dopo sono fuggiti di mano, sono fuggiti come gli aquiloni, sono fuggiti come i gabbiani, sono fuggiti. Devi continuare? Sono fuggiti. Sono i miei genitori alla fine, Sì. Ma poi quando si parla dei tuoi, Che cosa? I miei non sono fuggiti come i gabbiani. Ma quando vi fermate, state qua, dovete andare in hotel, tornate a casa. E poi vediamo. Non lo so, tua madre cosa deve fare. Lo sai tua madre com'è, lo sai. Vabbè, spero che... Abbiamo già conosciuta tua madre, lo sappiamo. Stefano. Ma però quella bimba è bella, e com'è che ti chiami, scusa? Alessia. Quanti anni hai? 10. 10, mamma mia! E la ragazza grande. Di dietro? 17. Wow, che grande! Senti, ti piacciono i videogiochi? Sì. Sì! Papà? Papà? Sono inciampato, mannaggia! Papà! La vecchiaia! Appoggiatevi! Ma hai fatto piano colpo! Mica è vecchio come il papà di Giada, Mica hai capelli bianchi! Papà, ti fai la tuta? La mamma te la fa fare, vero? Zitto! Ti fai le sopracciglia pure! Ti metti il fondotinta! Non farci caso. Comunque, stavamo dicendo. Ti piace giocare? No, sì. No! Non tocchi i video! Stefano! È tua sorella. Fai stoccare il tuo cellulare! Lo regalo io! Ecco, bravo, regala! E brutto, bisbetico, tacagno! E non faccio usare i miei figli, faccio usare mia sorella! Vedi, è taccagno, eh! È un poco tirchio, non ci fa caso, E tu là dietro? Ti piace giocare? No! Sei timida? Nicole seconda ci abbiamo qua! Ammazzate! Sai da chi aver preso? Come non ti piace giocare? No! Simpatico! No! Stefano! Che vuoi? Ma che tu mamma sì, è... Stai dietro! Ho capito! Ti viene, ti non sappiamo neanche come si comporta! Sei brava! Ma tua madre è caduta in cesso! No. E ha inciampato col vestito! No, avrà visto qualcosa e starà sistemando come al solito! Aiutate! Stefano, sai che siamo in guai tutti, giusto? Nei guai? Allora, è casa mia questa, io me ne vado! Non è casa tua? Dammi le chiavi! La mamma... In bagno, adesso arriverà adesso, non so, è mezz'ora che eri in bagno. Sono tornata, dov'è quel ragazzo lì? Diego, vieni subito qui. Ma guarda, tuo figlio ha una casa in casino. E non posso sopportarlo, non posso sopportarlo. Mica dobbiamo abitare qui noi, scusa. Non me ne frega, la casa di mio figlio. Quella lì, Giada, che non mette a passo niente. Poi mi fa venire i nervi.
quello si doveva sposare proprio con quella. Tappati le orecchie. Mamma mia. Okay. Tappati le orecchie, non ascoltare. Cosa stai dicendo? A nostra figlia? Niente, no, niente. Vuoi che ti tiro le orecchie? Il naso? No. No. No, giusto. Bene. Mamma mia, che casino. Guarda. Le lasagne qui? No, non si mettono via? Non urlare! Non urlare, non ridere. Ridi di tua mamma? Ma dai! No! È una bambina, su, dai! Ma non te la prendo! No! Non urlare! Allora? Guarda questa! Non mi ascolta!